Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione, una puntata dedicata in via esclusiva al Consiglio straordinario che si è tenuto sulla sanità toscana, con particolare attenzione alla manovra necessaria per garantire l'equilibrio economico delle aziende sanitarie locali. Si parte con la comunicazione in aula dell'assessore alla sanità Simone Bezzini. Ascoltiamolo. Dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso, è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Questo, diciamo, è il primo elemento che dobbiamo ricordarci sempre, un elemento non scontato, perché il 2020 già aveva risentito di un'impennata forte dei costi per fronteggiare la pandemia, e la Regione Toscana, diciamo, con una molteplicità di interventi che hanno mobilitato anche risorse dal bilancio regionale e con l'ottenimento di più di 80 milioni per ristorare i costi Covid del 2020, ha chiuso, diciamo, il bilancio 2020, diciamo, in perfetto equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'altra, la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria. E poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. Critica la replica del portavoce delle opposizioni Marco Landi, che lamenta scarsa chiarezza da parte della maggioranza sulla questione. Una comunicazione che assolutamente non ci può che rendere insoddisfatti, perché è una autoproclamazione di qualcosa che in realtà non sembra funzionare, così come viene detto dall'assessore Bezzini nella comunicazione che ci ha appena fatto. C'è questo buco di bilancio, se non lo vogliamo chiamare buco chiamiamolo disavanzo, se non lo vogliamo chiamare disavanzo chiamiamolo correttamente squilibrio di esercizio, se vogliamo fare tecnici e fare un tecnicismo, però sempre di questo si tratta, cioè di una mancanza di fondi per la sanità toscana che all'inizio di novembre ci lascia molti preoccupati per la chiusura dell'anno. Non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione, che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto. Una situazione attuale in cui i cittadini per fare una visita devono attendere liste d'attesa lunghissime e molto spesso rinunciare a fidarsi a privati, una situazione attuale che vede
sindacati dei medici, degli infermieri protestare, perché chiaramente anche sulla situazione dei dipendenti, degli operatori sanitari, dei medici e anche delle assunzioni, delle nuove assunzioni, non possiamo paragonarle ovviamente allo scorso anno, ma dobbiamo andare un po' più a ritroso e capire che cosa è successo negli ultimi 3-4 anni per capire quanta necessità di medici, nuovi infermieri e nuovi operatori sanitari sono necessari nella nostra sanità toscana. Queste invece le reazioni delle varie forze politiche che animano l'aula del Consiglio regionale. Mi pare chiaro l'elemento, i sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni, negli ultimi 10 anni, dal 2010 a oggi, l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%, inferiore all'inflazione. Quindi è evidente che i sistemi sanitari regionali, non solo quello toscano, non possono far fronte a un servizio in più come quello che si è messo in piedi per l'emergenza Covid con le risorse del fondo sanitario. Quelle risorse o vengono da altre fonti o se no non è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario. La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, e cioè oltre 500 e rotti milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Io credo che ci fosse tempo e modo per mettere in condizione l'assessore di darci dei numeri più compiuti e di poterci portare una comunicazione che rispondesse a molte più domande. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che è realmente la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente il costo dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta. Avrei scommesso con chiunque che l'assessore non sarebbe venuto in aula a raccontarci né da dove arrivava il buco di bilancio né a quanto ammontava. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene.
Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle AS dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti. Si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso. Chiosa finale ad opera del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che prova a scacciare le nubi rassicurando i toscani sulla tenuta del sistema sanitario. Ho voluto dare atto che, al di là di quello che può essere la dialettica tra maggioranza e opposizione, in realtà è stato un confronto utile, perché dà sempre degli stimoli, e ho richiamato l'opposizione alla consapevolezza che i dati della sanità toscana e dell'impegno contro il Covid sono davvero qualcosa di molto importante e che ha riscontrato aspetti positivi. In primo luogo siamo la prima regione per vaccinazione, secondo la Fondazione Gimbe i dati di oggi ci portano ad essere con l'82,4% la regione in cui si è vaccinato di più. Infatti i nostri 3 milioni e circa 30 mila vaccinati sono un numero consistente rispetto ai 3 milioni e 668 mila abitanti. I dati del contagio sono quelli che sappiamo, una media di 2.000 contagiati la settimana, lo vediamo anche dai primi due giorni di questa settimana, 204 ieri, 190 oggi, una media che insomma 2.000 alla settimana rispetto alla settimana identica dell'anno scorso in cui eravamo a 16.000, ci si rende conto quanto attraverso la vaccinazione si sta facendo contro il Covid-19. È evidente che ci sono maggiori costi, perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere, creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito e di vaccinare e di curare. Noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la Regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione, alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione,
Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza, questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco, con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Quindi un dibattito che si è svolto in modo piuttosto forte, però costruttivo, fra opposizione e maggioranza, nell'interesse che tutti abbiamo di far andare bene una sanità toscana che abbiamo visto oggi in un sondaggio che è stato pubblicato, è gradito dal più del 70% dei cittadini.